continua questo ritmo veramente molto elevato del Team Sky. Sono rimasti in tre, eh. Attenzione, Fabio Aru, parte Fabio Aru, 2 km 400 metri dalla conclusione. Si vedeva che stava bene. Pedalando bene con grande agilità, però senza perdere la potenza, ed è partito Fabio Aru a 2 km 400 metri dalla conclusione. Era rimasto sempre nascosto, davanti c'erano i suoi compagni della Astana, ma era difficile andare a scorgere, andare ad individuare la maglia del campione nazionale tricolore, la maglia del campione nazionale italiano Fabio Aru, che è partito e adesso ha guadagnato una trentina di metri. Dietro continua ad impostarla sul ritmo il Team Sky, non c'è stato alcuno scatto, non c'è stata alcuna replica, prova con il ritmo la Sky, ma è eccezionale quello che sta imprimendo alla gara anche Fabio Aru. Team Sky che comunque con il proprio ritmo ha fatto male anche ad alcuni propri componenti, perché sia Henao sia Landa si sono staccati senza aver contribuito a questo lavoro che in questo momento sta portando avanti Michel Nieve. Non c'è stata reazione per ora da parte di Geraint Thomas, né tantomeno da parte di Chris Froome. Questo attacco spettacolare di Fabio Aru, che era lì nella, a metà del gruppettino di testa, che aspettava il momento buono per sferrare l'attacco, ha alleggerito immediatamente il rapporto e sta guadagnando una salita che evidentemente aveva studiato, anche perché è partito in un punto duro sapendo che subito dopo la strada avrebbe avuto una pendenza meno cattiva, dove poteva appunto alleggerire il rapporto. Ed eccola con questa espressione di un corridore che sempre, che sembra sempre al limite. Attenzione, no? Simon Yates di grande fatica, il primo a reagire Simon Yates, e non c'è ancora la reazione. Finisce di lavorare Michel Nieve ed è Geraint Thomas, la maglia gialla, che deve prendere l'iniziativa adesso, per andare a questo punto a parare sul contrattacco di Simon Yates. Stiamo a vedere, perché adesso Fabio sta pedalando con una brillantezza straordinaria. È costretto Geraint Thomas a prendere lui l'iniziativa per cercare di guidare Chris Froome, perché ora si è mosso anche Simon Yates, non con uno scatto vero e proprio come quello che ha messo a segno Fabio Aru, ma anche lui più che altro con il ritmo, e non è andato molto lontano, mentre Aru sta guadagnando ora 13 secondi. Siamo entrati negli ultimi 2 chilometri. Allora facciamo un po' la conta: in ultima posizione abbiamo visto Menties del gruppettino di testa, Fabio Aru che pedala con una freschezza veramente straordinaria, si volta e continua. Attenzione a Chris Froome che prende l'iniziativa lui con Richie Porto sulla ruota, Quintana, Daniel Martin, Bardet. Dunque tutti grandi, anche Bardet prova a tenere il ritmo, anche Simon Yates aveva capito che il momento poteva essere pericoloso. Chris Froome, perché non sarebbe stato sufficiente il ritmo anche di Thomas, anche Jakob Fuglsang. Questa questi potrebbe essere la giornata che potrebbe stabilire e delineare le gerarchie definitivamente in casa Astana. Anche Geraint Thomas è in difficoltà. Impressionante quello che sta facendo, quello che sta facendo Fabio Aru, che ha anche chiamato Quintana, agli scoperti anche Quintana gli altri. Anche Quintana è vero, anche Quintana là sulla sinistra è in difficoltà, e sta andando ancora alla grandissima Fabio Aru. Straordinario davvero, 1 km 400 metri. Anche Alberto Contador sta faticando a tenere il ritmo di Chris Froome, che nel frattempo è partito a contrattacco. Guarda, si è staccato Quintana, Simon Yates e Nairo Quintana in grandissima difficoltà. E con loro ha scompaginato i piani di tutti, sta facendo saltare davvero ogni pronostico, ogni possibile progetto tattico. E dietro si studiano, e questo potrebbe essere un vantaggio, chiaramente, anzi è un vantaggio per Fabio Aru, perché si è spostato Froome, come a voler dire agli altri: ragazzi, tirate un po' anche voi, se no va a vincere Fabio Aru, che è già entrato nell'ultimo chilometro e che non dà segnali di stanchezza. Fabio Aru continua a voltarsi, è già dentro gli ultimi 1000 metri, siamo già con le telecamere fisse. Un Fabio Aru oggi che ha dato alla prima occasione una dimostrazione ancora una volta di assoluta freschezza, capacità anche mentale di interpretare le situazioni di corsa, naturalmente sorretto da una grandissima condizione. E si sta andando, Silvio, verso una possibile inappresa, perché adesso, soltanto adesso, arrivano i suoi inseguitori all'ultimo chilometro. Vediamo con Porta, Froome, Bardet, Daniel Martin. Il ritmo però in questo quartetto è diminuito, perché da dietro fra l'altro stanno rientrando anche gli altri, stanno rientrando quelli del gruppetto con Contador e con Quintana. Ma non interessa quello che sta succedendo davanti, ce la dà tutta dentro. È Fabio Aru verso un'impresa, un'altra impresa di un campione nazionale italiano con il tricolore. 3 anni fa, nel 2014,
Vincenzo Nibali con un tricolore che oggi è ancora più bello e ancora più esaltante. Fabio Aru, una vera e propria impresa alla Place de Belfi, è ancora Italia per il nostro campione nazionale, da Vincenzo Nibali a Fabio Aru, che mette sul piatto così una candidatura pesantissima per questo Tour de France. Voltati pure Fabio per vedere che alle tue spalle non c'è nessuno dei tuoi rivali, verso il trionfo, verso la vittoria alla Planche de Berfil. Ha fatto una cosa, sta facendo una cosa eccezionale. Torniamo con l'inquadratura sul primo, sul nostro corridore, su Fabio Aru, che si prepara a quella che per ora è la foto più bella della sua carriera, quella del trionfo alla Tour de France. Fabio Aru, grandissimo! Fantastico successo di Fabio Aru. Daniel Martin va a conquistare la seconda posizione in relativi secondi di abbuono destinati al secondo, ben 6. Poi abbiamo Chris Froome, che nel finale ha uno scatto d'orgoglio e coglie la terza posizione. Richie Porte, arriva Bardet, arriva poi anche... Quintana molto Yates, staccato. E poi è Quintana che perde addirittura 32 secondi. 32 secondi quelli che lascia sulla strada Nairo Quintana rispetto al nostro Fabio Aru, che ha guadagnato 18 secondi su Chris Froome. E poi, Silvio, non dimentichiamo, ci sono gli abbuoni. Ci sono anche gli abbuoni dunque per Fabio Aru. Una giornata che resterà nella storia di questo ragazzo che viene dalla Sardegna. Il cavaliere dei quattro mori, il suo soprannome, e oggi per lui è stata davvero una cavalcata meravigliosa. Fabio Aru alla Planche de Belfi, come solo i grandi sanno fare. La terza volta che si arriva alla Planche de Belfi. La prima occasione arrivò un quartetto che fu messo in fila da Chris Froome, poi la solo solitario di Vincenzo Nibali, anche lui nel 2014 in maglia tricolore di campione nazionale, e oggi l'impresa di Fabio Aru ad oltre, a poco più di 2 chilometri dal traguardo, ha staccato tutti con uno scatto secco e gestendo il proprio sforzo in modo straordinario, dimostrando anche una grande lucidità, una grande capacità di sostenere la responsabilità in queste situazioni. Siamo al Tour de France, di fronte ai più forti del mondo, nella corsa più importante del mondo. Fabio Aru ha dato una dimostrazione, ha dimostrato oggi ancora una volta, dopo quanto aveva fatto vedere al Delfinato, che chi vorrà conquistare il successo al Tour de France dovrà fare i conti anche con lui. 16 secondi su Daniel Martin, 20 su Froome e su Richie Porte. Adesso attendiamo anche l'ufficializzazione della classifica di questa, dopo questa tappa, il primo arrivo in salita, e attendiamo chiaramente con la grande curiosità, Silvio, lo possiamo dire, con grande orgoglio, anche l'intervista dalla Segnale Internazionale con il nostro corridore, con l'italiano, con il nostro campione italiano Fabio Aru, che oggi ha rispettato le attese. Solo negli ultimi 3 metri ha mollato la presa del manubrio per festeggiare, giustamente, troppo forte la voglia di farlo, troppo forte la voglia di far esplodere questa gioia che già abbiamo visto al campionato italiano di Ivrea, che gli ha consentito di indossare questa bellissima maglia tricolore, finalmente una vera maglia tricolore con i colori della nostra bandiera, non nascosti e non coperti dai colori sociali. Veramente bravo e straordinario Fabio Aru.